Bene, in questo altro video propongo un altro test case che riguarda invece diciamo, il test di un elemento per tensione piana e con includimento di tipo isotropo. Quindi a confronto dello studio visto in precedenza con deformazione piana e materiale a comportamento elastico perfettamente plastico, in questo caso abbiamo un elemento per tensione piana e con includimento isotopo. Dato che praticamente le dimensioni, l'elemento testare è unico, quindi parliamo di un elemento a 4 nodi, in questo caso nel Nastran, nel manuale di validazione del Nastran c'è anche il test di un elemento a 3 nodi, comunque noi considereremo un elemento a 4 nodi e le dimensioni sono le stesse. Praticamente possiamo ripartire dallo stesso file INP che avevamo costruito per l'altro test, ovviamente apportando delle modifiche al materiale e al tipo di elemento. Iniziamo a vedere proprietà del materiale, quindi modulo di elasticità normale 250.000 MPa, rapporto di Poisson 0,25 e quindi questi sono esattamente gli stessi di quelli utilizzati in precedenza. Mentre in questo caso abbiamo un modulo tangenziale in campo plastico di 62.500 MPa. Quindi nel caso del nostro materiale, invece che elastico perfettamente plastico, avremo 62.500, quindi ad esempio considerando una deformazione plastica di 0,1, quindi avremo 6.250 MPa, la deformazione plastica di 0,1 più 5 MPa di partenza fa 6.255. Quindi al posto di questo metteremo 6.255 deformazione plastica di 0,1. Ok, poi il tipo di elemento che da CPE4 diventerà CPS4. Ok. Iniziamo quindi a dare le deformazioni all'elemento. In questo caso la deformazione da dare in X è pari nel primo step a 0,208 per 10 alla meno 4. Quindi, sempre considerando che la nostra piastra è lunga 1000, daremo una deformazione di 0,0208 mm al nodo 2 e al nodo 3. E quindi questo è il primo step. In uscita avremo spostamenti, deformazione e tensione. Nello step 2 si raddoppia, però i nodi da muovere sono sempre quelli, quindi avremo 0,0416 per il nodo 2 e 3. Terzo step ritorna come lo step 1, quindi possiamo fare semplicemente in questo modo. Copiare questi dati e incollarli al posto di questi. Infine abbiamo lo step 4, nel quale tutti i nodi sono bloccati, quindi copiamo uno step, qualsiasi, ad esempio lo step 3, lo rinominiamo con 4, poi blocchiamo tutti i nodi. Quindi il nodo 2 bloccato in 1 e in 2, il nodo 3 bloccato in 1 e in 2, e cancelliamo queste due linee di spostamento. Ok, quindi nodo 1 bloccato, 2 bloccato, 3 bloccato, 4 bloccato. A questo punto rinominiamo anche il file, magari chiamiamolo NL3, non linea 3. A questo punto possiamo lanciare la soluzione, quindi l'elemento è stato cambiato, le proprietà plastiche sono state impostate, le proprietà elastiche rimangono le stesse. E poi sono stati costruiti i quattro step. Ok, quindi lanciamo la soluzione e andiamo a verificare i risultati in base a questo grafico che lascerà qualche incertezza, ma comunque in grosso modo i dati non dovrebbero divergere poi così tanto. Allora, iniziamo dallo step 1, alla fine della fine dello step 1. Quindi tensione in X vale 5,55 e forse ci siamo. Qua grosso modo c'è 6, tra 5 e 6 sì, dovremmo esserci. Mentre dovremmo aspettarci una tensione YY in direzione Y di 1,3, 1,4. Vediamo un po'.
1,39, quindi anche questa sembra che sia vicina alla soluzione del benchmark, quindi a quelli che sono i valori del benchmark, dato che anche il Nastran ha avuto, diciamo, valori della soluzione molto vicini a quella delle NAFEMS, in quanto praticamente le linee sono indistinguibili. Ok. Andiamo avanti al secondo step, dove dovremmo trovare una tensione sigma XX di circa 7, di poco inferiore a 7, una YY invece di 2, 2,5, 2,6. Quindi, secondo step, SXX vale 6,95, quindi credo che ci possiamo accontentare, una sigma XY di 2,58. Quindi anche in questo caso forse un po' superiore, un po' inferiore a quella del benchmark. Allora, nel terzo step invece tutte e tre le tensioni grosso modo saranno intorno a 1,3-1,4, con leggera prevalenza, sembrerebbe, della tensione XX sulla YY. Vediamo per lo step 3 quali risultati abbiamo ottenuto col calcolo X. Allora, sigma XX è 1,40 e grosso modo lo stesso valore iniziale della sigma YY. Dovremmo esserci, sigma YY dovrebbe essere un po' inferiore, 1,19. Ok, concludendo, nell'ultimo step la XX dovrebbe crollare al valore di circa meno 4 newton al metro quadrato, mentre la sigma YY dovrebbe scendere intorno a 0, sembrerebbe qua. Vediamo quali sono i risultati del calcolo X per questo tipo di elemento nello step 4. Allora, sigma YY, XX, pardon, meno 4,15. Sì, credo che sia abbastanza vicino. Sigma XY meno 0,19, meno 0,2, e forse anche questa, quindi credo che sia abbastanza vicina al risultato, al valore del benchmark. Possiamo dare infine una veloce controllata alla deformazione in Z, dato che siamo con un elemento per studio in tensione piana, e quindi ovviamente abbiamo delle deformazioni in Z, quindi nulle le tensioni ZZ normali al piano della piastra, ma ovviamente abbiamo una deformazione. Ad esempio, controlliamo, non so, quello al secondo step. Secondo step, total strain YZZ vale meno 2,25, quindi un po' superiore per 10 a meno 5, quindi meno 0,225 per 10 a meno 4, quindi insomma credo che si sia molto vicino, perché questo è 0,2249, allora invece abbiamo uno 0,225. Proviamo infine l'ultima, ad esempio al terzo step, total strain è ZZ meno 1,35, ecco, questo invece è un po' in modulo un po' più alta, un po' più bassa di quella registrata dall'Astra e dal benchmark. Comunque, grosso modo, insomma, questo elemento credo che possa passare il test.